Bella a tutti i mantecchioni e bentornati sul canale con questo nuovo video su Destiny 2. Circa una settimana fa ho pubblicato il video che sono riuscito a completare le 50 ondate leggenda su Assalto Furioso con il mio cacciatore da vuoto, ma in quel video non avevo pubblicato la build che vi mostro ora con questo video. Prima di vedere la build vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like se i contenuti che porto nel canale vi piacciono, e perché per voi è un gesto veramente gratuito, ma per me vuol dire tanto anche sapere che c'è qualcuno che guarda i miei video e che gli può tornare utile le mie build. Ora eccoci qua con il nostro cacciatore. È una build molto basilare e che gira tutta quanta intorno al girfalco, all'usbergo del girfalco, che ci dice che le tue armi da vuoto ottengono proiettili volati dopo aver cessato di essere invisibile. Se è invisibile e sconfiggi un combattente con una mossa finale, tutte le armi guadagnano danni bonus. Inoltre tu e i tuoi alleati vicini ottenete una protezione aggiuntiva di riserva e rigenerazione migliorata delle abilità di classe. Le protezioni aggiuntive di riserva si possono attivare usando l'abilità di classe. Ora, di questa dicitura, diciamo, a noi ci interessa soprattutto la prima parte, perché voi capite che uscendo dall'invisibilità noi avremo subito i proiettili volatili. Ora, chiaramente le nostre armi sono principalmente da vuoto. Io sono andato con la lancia gravitazionale e transito del limite, che ho voluto provarlo con proiettili destabilizzanti, che l'ho trovata una cosa molto utile perché i colpi di cazzo rendono volatili i bersagli nelle vicinanze. Quindi noi abbiamo i proiettili volatili con transito del limite, uccidendo un nemico più nemici comunque sia l'effetto si propaga verso i nemici vicino. Inoltre l'ho messo con assassino invidioso, che sconfigge i bersagli con altre armi prima di estrarre questa, trasferisce munizioni di riserva al caricatore. Io mi sono trovato ad avere più di 15 colpi quando equipaggiavo il transito del limite, e vi devo dire, ragazzi, che avere 15 colpi con un lanciagranate è veramente devastante. Ve lo devo dire. Allora, partiamo innanzitutto dalla natura più basica per il cacciatore da vuoto, che è schivata e fuga, che schivare ti rende invisibili. Quindi già noi schiviamo, siamo invisibili, iniziamo a sparare, le nostre armi saranno già con i proiettili volatili. L'altra natura ho messo è esecutore elegante, che sconfigge un bersaglio colpito da indebolimento, soppressione o volatilità, ci garantisce invisibilità. Anche questo, ragazzi, è, come ben vedete, una cosa pazzesca, perché voi capite che noi schiviamo e siamo invisibili, iniziamo a sparare, sparando abbiamo i nostri proiettili volatili che rendono i nemici appunto volatili, li uccidiamo, loro essendo volatili ci ridà un'altra volta invisibilità, quindi è un susseguirsi dell'essere invisibile in sostanza, quindi avere per più tempo possibile i proiettili volatili nelle nostre armi da vuoto. La schivata io preferisco quella per ricaricare le armi, soprattutto perché in Assalto Furioso, essendoci tanti nemici, meno si perde tempo a ricaricare meglio è, secondo me. E la granata, io preferisco la granata vortice, perché grazie al frammento eco del danneggiamento le tue granate da vuoto indeboliscono i bersagli, quindi noi lanciamo le granate, indeboliamo anche i bersagli e ci parte sempre la natura, esecuzione elegante, anche senza sparare chiaramente. Gli altri frammenti che ho messo sono eco della persistenza, che quindi la nostra invisibilità ci dura di più, e anche il divoramento è importante, perché grazie all'altro frammento eco dell'inedia raccoglie una breccia da vuoto, una sfera di potere ci fornisce divoramento. Breccia da vuoto che noi facciamo grazie all'eco del raccolto, che ci dice sconfiggi i bersagli indeboliti, ci crea una sfera di potere e una breccia da vuoto. Quindi voi capite che queste due vanno praticamente a braccetto. Noi ci basterà lanciare una granata anche su un gruppo di mob, la granata indebolisce i bersagli, questi bersagli indeboliti subiscono ancora più danni dalla nostra granata, moriranno e a noi ci darà una breccia da vuoto e una sfera di potere. Noi, raccogliendo la sfera di potere, attiveremo divoramento e diventeremo automaticamente invisibili grazie a esecutore elegante, perché appunto i nemici sono indeboliti. Come vi anticipavo prima, la scelta nelle armi chiaramente deve essere basata su armi da vuoto. Io ho scelto la lancia gravitazionale perché grazie a cosmologia, che le uccisioni con quest'arma causano l'esplosione dei bersagli e rilasciano proiettili da vuoto che inseguono i bersagli, ci fa attivare la nostra natura. Quindi uccidiamo con questi, fa pulizia e noi diventiamo invisibili. Poi ho scelto appunto transito del limite, ho scelto, ma
un'altra arma che fa veramente comodo è Hall Commemorazione. Io purtroppo non l'ho potuto craftare ancora, ma essendo un 4,50 fa anche abbastanza danno e per la pulizia è veramente comodo, con i proiettili volatili fa veramente i buchi. O se no la testa di martello che è uscita adesso questa settimana su Assalto Furioso. Quindi è a voi la scelta, ragazzi, quello che preferite come arma secondaria, come arma pesante, fate voi. Però io con questa combo qui, e ho provato la vetta come arma speciale con fondina autocaricante e arma Vorpal, ho notato che riesce molto a uccidere subito i nemici, comunque sia quelli con la barra gialla, li indeboliamo con la granata, poi spariamo un colpo di vetta e fa veramente abbastanza danno. Oppure potete andare con segnale dispersivo, perché dalla vecchia build che avevo fatto con la tela oscura, lasciando queste due, soprattutto l'ultima, soprattutto questa nella penultima colonna, che raccoglie una sfera di potere, conferisce proiettili sbroglianti alle armi da tela scura. Quindi diciamo che se mettiamo il fucile a fusione abbiamo anche i proiettili sbroglianti quando raccogliamo le sfere di potere. Quindi a voi, ragazzi, veramente la scelta. Io questa combo in realtà l'ho vista solo di recente, quindi quando facevo il video non ci ho minimamente pensato. Quindi se in caso usate un'arma da tela scura, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Altra cosa importante prima di vedere le mod nelle armature è che vi ricordo che i proiettili volatili con le armi da vuoto fanno gli antibarriera, e voi sapete che su Assalto Furioso ce ne sono parecchi, quindi voi vi basta di dare invisibili, iniziare a sparare contro gli antibarriera, e così avrete sia lancia gravitazionale che l'altra arma da vuoto, in questo caso il transito al limite appunto, che ha i proiettili antibarriera per 10 secondi. Quindi ragazzi, potete fare anche i barriera tranquillamente, che sono quelli più rognosi. Mentre invece per le modifiche nelle armature, allora nel casco ho messo due polveri alle armi, perché appunto possiamo fare veramente tante uccisioni con le granate, perciò ne ho messe due e ci dà anche parecchia energia bella super. Assorbimento armonico, perché con le armi da vuoto voi capite che le sfere le facciamo tantissime. Purtroppo di disciplina io sono riuscito a portare fino a 70 il mio cacciatore, perché oggi il falco che fa veramente schifo come statistiche, ma per ora è l'unico pezzo che ho trovato decente, quindi voi se riuscite a portare disciplina in caso è molto meglio. Tant'è che infatti sul braccio ho messo fonte di concentrazione per la disciplina. L'altra mod è potenza di fuoco, che i colpi di grazia con le granate generano sfere di potere, quindi un ulteriore sfere di potere che si aggiunge al frammento che abbiamo messo. Palla veloce, perché avevo uno spazio, ho voluto mettere questo qua, ma qui siete liberi di mettere quello che volete. Nel girfalco ho messo smorzatore concussivo e una carica d'armatura in più per far durare di più la concentrazione della disciplina, ma come vedete anche della fonte di ristoro che ho messo nel mantello. E una riserva armonica, perché comunque sia ok che ci sono le pesanti, però sempre meglio che se troviamo qualche pacchetto in giro ci dà più munizioni per la nostra arma pesante. Nei stivali ho messo il recupero, la sfera di recupero ho messo, e anche una modifica del picco dell'arma da vuoto, che comunque sia schifo non fa. Infine nel mantello, come vi dicevo, ho messo la fonte di ristoro, ma anche razziatore, quindi un'ulteriore modifica per poter fare una sfera di potere, e il bombardiere, così ricopriamo le granate quando utilizziamo l'abilità di classe. Perciò ragazzi, io questa build la consiglio, e a me sinceramente è piaciuta di più rispetto alle big di Orfeo, perché ok che con le big di Orfeo hai sempre la super, però con Girfalco avere sempre i proiettili volati secondo me rende di più e più utile per la pulizia. Quindi comunque sia, come avete visto, le sfere di potere ne facciamo parecchie, poi dopo ci saranno anche gli alleati che ci aiuteranno con altre sfere di potere, diciamo quella super comunque sia ce l'abbiamo in breve tempo sicuramente, non come le bighe, però diciamo che se la combattono. E detto questo ragazzi, io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like a questo video se la build vi è tornata utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché ogni vostro giudizio, sia positivo che negativo, a me fa sempre comodo. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao Mattacchioni.